Ci sarà un sessantesimo, ci sarà il centenario, ma il cinquantesimo c'è solo oggi. Abbiamo deciso di dedicare questo momento perché insomma ci teniamo a celebrare questo evento. Avete visto all'interno la mostra, adesso poi ci sono varie sorprese. Devo ringraziare ovviamente tutte le insegnanti che hanno collaborato, che hanno allestito, insomma che hanno lavorato, e il risultato mi sembra eccellente. Devo dire, è un momento emozionante anche per me, io non è che sono uno molto emotivo, però insomma, adesso vedervi così un certo effetto fa anche a me. Ho pensato di dire due cose. Allora, oggi è il compleanno della scuola Ramella, no? Festeggiamo il compleanno. Il compleanno della scuola Ramella vuol dire il compleanno di tutti noi che siamo qua, che stiamo vivendo la scuola, che l'abbiamo vissuta, che a vario titolo insomma collaboriamo e lavoriamo per rendere grande, per rendere significativa la nostra proposta. 50 anni sono tanti, nel senso che se moltiplichiamo tutti gli eventi che accadono a scuola durante un anno scolastico, moltiplicati per 50 anni, insomma, sono abbastanza impressionanti. Io a volte quando parlo con Antonella, quando parlo con Isabella, con gli insegnanti, magari c'è riferimento a qualcosa che è accaduto a settembre, all'inizio dell'anno scolastico, magari solo qualche mese fa, ci diciamo, ma è possibile che è successo solo 6 mesi fa? È possibile che è successo solo 9 mesi fa? In realtà le cose che si fanno a scuola sono veramente tante e il tempo si dilata, quindi moltiplicarlo per 50 anni vuol dire davvero avere così davanti una mole incredibile di attività, di proposte, di progetti. Alcuni li abbiamo scoperti, siamo andati a vedere nelle carte, no? Che appunto abbiamo messo qui da vedere, non solo le pagelle, non solo il progetto, ma anche le tante attività che si fanno a scuola e che sono state fatte in questi decenni. Quindi davvero un momento significativo, davvero un momento importante. Quando pensiamo quindi a queste attività, io dico sempre che la scuola è un'istituzione chiamata a fare istruzione, a fare educazione, ma soprattutto a fare una cosa importante che il nostro fosse compito principale, quello cioè di educare. Hanno detto, beh, se è un compleanno facciamo la torta. Ovviamente non si poteva cucinare la torta per tutti. E ci serviva l'idea di fare qualcosa che anche in questo caso è stata inclusiva, perché la realizzazione di questa torta, diciamo che non è stata cosa da poco, vista la dimensione e visto tutti i piccoli pezzi che sono stati utilizzati. Ci tengo anche a dire che abbiamo utilizzato molti materiali di riciclo. I festoni che chiedo ai bambini di agitare non sono altro che la carta delle uova di Pasqua che quest'anno abbiamo fatto raccogliere a tutti e loro li hanno realizzati come dei festoni. La panna montata e il cotone
e c'è un panino avanzato dalla mensa per ogni bambino che doveva essere sorretto sulla torta, quindi è stato importante anche utilizzare qualcosa in un altro modo. Allora a questo punto possiamo partire con i nostri auguri, eh? Allora, auguri in lingua rumena. When you're in the south.